Benvenuto con Padre Pio tra gli ulivi del giardino del convento dei frati minori cappuccini, vicino a questa piccola edicola dove vi è una statua di San Michele, il protettore della provincia dei frati minori cappuccini, a cui anche lo stesso Padre Pio era tanto devoto. Oggi vogliamo raccontarvi come trascorse il Giovedì Santo del 1915. Una frase ci ha colpito che vogliamo condividere con voi. Mi sento venir meno la terra sotto i piedi. Il Celeste Padre, scrive Padre Pio, dia incremento all'opera dei suoi ministri, nonché la perseveranza del frutto e moltiplichi la sua infinita paterna bontà e i suoi santi operai. Gesù e Maria vi aiutino sempre nel sostenere e difendere la causa del Signore, il buon angelo custode, ve ne spiani la strada che mena a Gesù, così sia. Ecco, qui racconta, la festa di Gesù risorto è imminente, la voce dell'amore e della riconoscenza più che mai si fa sentire vivissima nel cuore, a costo di gran sacrificio per me, stante il mio stato attuale. Non posso fare a meno, scrive Padre Pio, di non tracciare alla peggio poche righe per augurarvi queste lietissime feste. Piaccia a Dio di conservarvi nel suo santo amore e farvi sempre più avanzare nella regina delle virtù, la santa carità. Ricordatemi sempre, e adesso più che mai, in cui l'inferno si è scatenato tutto addosso, nel tesoro delle vostre preghiere. Voi già sapete, scrive a Padre Agostino, se mi posso mai dimenticare di voi, allorquando sono davanti a Lui. È inutile che ve ne dia qui nuova assicurazione. In questi santi giorni, più che mai, nonostante tutte le afflizioni, moltiplicherò le mie offerte al Signore. Con quanta fede ho nell'anima e con vivissima aspirazione nel cuore, vi desidero contentissime le belle feste. E poi descrive la sua situazione attuale. Ecco, la lotta continua con l'inferno è arrivata al punto in cui non si può più andare avanti. La navicella del mio spirito si vede proprio sul punto di essere sommersa dalle onde dell'oceano. Padre mio, non ne posso proprio più, mi sento venir meno la terra sotto i piedi, le forze mi vengono meno, io muoio ed assaporo tutte le morti insieme in ogni istante della mia vita. La battaglia è superlativamente ed estremamente aspra, a me sembra di soccombere da un istante all'altro, le acque della tribolazione sono per sommergermi, sono per affogarmi, si combatte estremamente da ambo le parti, a misurarne le forze di tutte e due le parti mi atterrisce di fronte alle schiere nemiche, mi sento come per già schiacciato dalle forze infernali, tremo di essere da un momento all'altro ridotto al nulla. Chi mi salverà dalle mani di un nemico così forte e potente che non mi lascia libero un istante né di giorno né di notte? È possibile mai che il Signore permetterà la mia caduta? Purtroppo il meriterei, ma sarà vero che la bontà del Celeste Padre debba essere vinta dalla mia cattiveria? Giammai questo, Padre mio. Sento ancora una volta erigersi quel gigante nel mio povero cuore, l'amore del mio Signore. Sento ancora la fiducia e la forza a gridare forte con San Pietro. Signore, salvami, che son per perire.